Non so come passavate voi l'intervallo da piccoli, ma io lo passavo per lo più a giocare con le palle. Ah, Dom, hai detto palle, tipo, capito, genitali. Sta zitto. Sì, insomma, palloni da calcio, palle da basket e soprattutto da tennis. Perché sapete, quando qualcuno tirava fuori una pallina da tennis nell'intervallo, significava passare 15 minuti di totalmente fuori divertimento. Palla a mano, culo rosso, schiaccia 7, pensa a un gioco, ci giocavamo. Ma quello che succedeva ogni tanto era che qualcuno di noi si divertiva un po' troppo e in qualche modo lanciava la palla sul tetto, oltre la recinzione, sulla luna, da qualche parte di irraggiungibile. E non solo ti castrava lo sballo, se non eri il proprietario della palla ti sentivi una merda. E spesso ero io a perdere la palla e tutti facevano «Oh, cavolo, Dom!» e il proprietario di turno veniva a dirmi «Dom, recupera quella palla o dovrai ricomprarmela». E io, in quanto bambino, non avevo un lavoro, avevo dei genitori asiatici che non davano la paghetta e quindi non avevo soldi per ricomprargli la palla. Quindi ero costretto a vivere la vita da ghetto, capite? Perché quando incontravo il proprietario faceva «Dov'è la palla? Hai la mia palla?» E ovviamente non avevo la palla, allora cercavo per lo più di evitare i proprietari finché non se ne dimenticavano, cosa che non succedeva mai. Ma per culo, se la vostra scuola era come la mia, c'era quel giorno miracolato. Durante l'intervallo, mentre tutto sembrava normale, dove all'improvviso sentivi «Il bidello è sul tetto!» E sapevi già cosa stava per succedere. Era come Natale ad aprile. «Fatemi spazio, devo prendere delle palle». Palle. Ma era un inferno, perché ogni ragazzino mollava quello che stava facendo per avere un po' di swag gratis. Salto dalla corda? No, palle. Partita a Pog? No, palle. Scambiare carte di Yu-Gi-Oh? Scambio giusto il capezzolo destro di Exodia, poi palle. Ed era una visione celestiale. Stavano piovendo palle. Fui fortunato a prenderne una, perché era il mio biglietto per la salvezza. Perché così il tizio a cui dovevo una palla non mi avrebbe più fatto nero. Dom, vedo che adesso hai la mia palla. Già. Non avete l'impressione che il tempo scorresse molto più lentamente quando eravate piccoli? Cioè, 15 minuti adesso sembrano passare molto più in fretta rispetto a quando eravamo bambini. Boh, vabbè.